viaggio sciamanico per capire qualcosa sul coronavirus. Mi prendo il suono dei tamburi, me lo ascolto e inizio il viaggio. Mi metto l'intenzione di capire meglio qualcosa sul coronavirus, o sulla molecola o su qualche informazione. Quindi la prima immagine che mi arriva. Allora, io volevo entrare dentro la molecola del coronavirus. Già qualche giorno fa avevo fatto una piccola meditazione e siccome sono venute delle informazioni interessanti, però durava pochi minuti questa riflessione, ho deciso di fare questo viaggio per approfondire. Comunque articolare un po' di più questa informazione e mentre l'altra volta mi ero concentrata sulla molecola, ora sto un po' ampliando il raggio, quindi l'argomento è coronavirus e quindi vedo un po' le informazioni che possono essere di diverso tipo. E mi è apparsa un'immagine di Trump come una fotografia. C'è Donald Trump ad un tavolo, sta facendo una conferenza e sta mostrando un grafico, come una conferenza di marketing. C'è un tavolo tondo, una lavagna con un grafico, un piano cartesiano e c'è un picco di morti, tipo il grafico a montagna, no? Sta indicando il picco di mortalità a questa riunione. Non so se è una cosa che riguarda ora o prima, cioè che stava progettando qualcosa, ora approfondiamo. Ora c'è Trump che si è girato verso di me e mi ha detto: ma a te che te ne frega? Cosa ci fai? È una riunione privata. Ovviamente la comunicazione è a livello coscienziale, a livello energetico. Lui non, probabilmente non. Cioè, nella realtà non è che dice: ah, ho detto a una che si è affacciata nella mia riunione. È una cosa energetica, cioè la sua parte energetica mi sta dicendo che è una zona limitata, off limit. Però io sono curiosa e so che posso tranquillamente vedere quello che mi pare. Quindi l'immagine è ferma, il fotogramma è fermo. Gli dico: vai pure avanti, tanto io sono qui in visita, non badare a me. Si alzano tutti, chiudono tutti dei quaderni. Si alzano tutti quanti, sono tutti in cravatta. Sembrano tutti uguali. Sono tutti in giacca e cravatta, si alzano, chiudono tutti il quaderno che hanno davanti. E dicono: la riunione è finita. Va bene, allora vado un pochino indietro. Allora, queste persone hanno facce di animali. Sono incravattate, ma se le guardo in faccia hanno delle facce di animali. Allora, vado un pochino indietro. Non mi vorrei distrarre troppo con questa cosa, però è un inizio, è giusto per sciogliere il ghiaccio. Per questo viaggio, così da qualche parte devo iniziare, per cui magari mi do mi dedico un pochino a questa cosa e poi vediamo se si scioglie la cosa, perché per ora è ferma su questo fotogramma. Quindi vado un po' indietro
e vado a quando è iniziata la riunione. Allora, la riunione inizia che entrano tutti in fila. Sono tutti alti alla stessa maniera. C'è qualcuno bassino, ma sono tutti alti alla stessa, cioè i bassi sono bassi uguali, gli alti sono alti uguali. Non è che ognuno ha la sua altezza. Cioè ogni tipo di faccia di animale c'ha la sua altezza. Ok, si mettono a sedere e la riunione è in un'altra lingua. Non è in inglese. È in una lingua non umana. Mentre vi dico queste cose, io ho dei brividi a tutta la parte destra, a tutta la parte sinistra del corpo, eh. Mi si sta ghiacciando tutta la parte sinistra del corpo. C'ho qualche brivido ogni tanto. Ok. Una persona alla fine del tavolo, perché è un tavolo ovale, dice: "Ma noi che compito abbiamo? Cosa dobbiamo fare?" Cioè, ognuno di questi ha dei compiti e le stanno decidendo. C'è chi si occupa dello stato d'umore, c'è chi si occupa dell'alimentazione, c'è chi si occupa delle vibrazioni, delle robe, delle onde. Quindi è una riunione alternativa, insomma. È una riunione alternativa di robe strane, cioè di robe su come manipolare le persone, diciamo, su vari punti, su vari aspetti. Allora, queste cose prendetele con le pinze perché io sto, come vedete, siccome sto studiando determinati argomenti, diciamo che probabilmente mi concentro più su degli aspetti, ma potrebbero essercene sicuramente tanti altri su un piano più virtuale di questa realtà. Probabilmente sono andata su un altro piano, su un piano che parla della parte più energetica dell'uomo. Quindi il progetto che sta è uno strato del progetto. Ok, ora appare la molecola che vediamo sempre su internet, in tutte le salse di questo cerchietto con tanti spunzoni. Con tante puntine, no? Che è la molecola del coronavirus. C'è una progettualità, quindi questa molecola. Allora l'informazione adesso viene come era venuta l'altra volta, che questa molecola, una cosa che io non vi ho condiviso, quindi ve lo dico, questa molecola contiene una potenzialità positivissima al massimo che agisce sulla persona. Cioè, potrebbe essere considerata come una vitamina, come una cosa positiva nel corpo umano, ma ha all'interno di sé delle componenti che modificano lo stato neuronale. Quindi si parla dei polmoni, ma dipendono dalla parte psicologica. Quindi interagisce anche con, è una cosa, forse è una cosa innovativa, o comunque è un aspetto di cui non si parla dei virus. Forse ce l'hanno tutti i virus questa cosa, ossia che hanno delle potenzialità positivissime che agiscono e amplificano la caratteristica della persona. In questo caso il coronavirus agisce sul coraggio, sull'aspetto del coraggio e sull'aspetto della consapevolezza di chi siamo. Se
la persona è poco consapevole, appare l'aspetto duale del coronavirus, cioè appare proprio l'opposto. Si attiva, cioè il corpo produce il contrario del coraggio. È un esperimento, perché in realtà si mettono cose positive amplificate. In questo caso io faccio l'esempio del coraggio, che è l'unica parola che per ora mi sta arrivando come informazione. Quindi, essendo il coraggio, normalmente una persona, per dire, ha il 10% di coraggio. Se io te ne metto il 100, cioè ti bombardo di coraggio, come informazione molecolare dentro il corpo, perché il corpo contiene delle informazioni sì fisiche, no? Che fanno parte della biologia, però ci sono delle informazioni anche emotive della cellula, ci sono delle informazioni, chiamiamole, psicologiche, cioè la cellula può stare bene o male, può essere, gli puoi dare il buon umore come il cattivo umore, puoi mettergli il nervoso come il dolore, come la collera, e a quel punto si innescano dei processi di malattia. Ecco, il coronavirus mi viene da dire, per quello che sto capendo, che contiene delle informazioni a livello emotivo, neuronale, psicologico, chiamiamolo così, che va ad influire la parte psicologica della cellula, come tutti i virus, peraltro, perché ogni virus ha questo tipo di caratteristica. E in questo caso l'esperimento è toccare la parte del coraggio, cioè bombardarmi di informazione di una cellula che ti bombarda di coraggio. Se le proprie cellule sono informate in modo coscienziale, hanno raggiunto uno stato di informazione, di un equilibrio di serenità e di consapevolezza, accolgono questa molecola e non la combattono. Quindi, per fare un esempio, se ti prendi l'influenza, ti passa in 3 giorni, perché il corpo, ok, riceve il virus, però il corpo non si attiva nel combattimento, quindi non avviene un conflitto fra cellule che producono delle robe che poi innescano la malattia, che agisce sul polmone, sul respiro, e agisce, produce paura. Quindi, paradossalmente, si potrebbe, anziché chiamare la molecola coronavirus, è la molecola del coraggio. È la molecola del coraggio. Quindi io vi condivido questa cosa, prendetele con le pinze, perché sono solo condivisioni, non c'è nulla di vero in quello che sto dicendo, ma solo un modo per riflettere su questo argomento e per condividere questo mio mondo interiore di osservare questa molecola. Prendiamola così. Non ci deve essere un giudizio verso quello che sta succedendo, ma solo un punto di riflessione. Lo dico perché sono argomenti delicati. Quindi, molecola del coraggio va ad arrivare nel cervello, ma è proprio una roba chimica, eh? Non è che dici, mi faccio una bella meditazione, non, cioè, non sto parlando di quel tipo di informazione sentimentale, mistica, di questo tipo. Sto parlando di un'informazione chimica che contiene, che se va nel cervello, dà delle informazioni al cervello di tanto coraggio. Se la persona è una persona, uso il termine, che non ha fede in se stessa, ma proietta tutte le robe fuori, in una religione, in quello che ci pare, è probabile che combatta questo tipo di informazione che gli arriva nel cervello, perché passando nel sangue arriva al cervello sta roba.
e la persona si rifiuta di avere coraggio. Io non so se riesco a spiegarvi bene sta cosa, però è come se il coronavirus è un'informazione che ti dice: da oggi devi tirare fuori tutto il coraggio e affidarti a te stesso, per dire. Io la butto lì così perché non so come spiegarvela. E la persona che si rifiuta assolutamente di questa cosa, che la vede come una cosa che gli fa perdere la bussola, gli fa perdere la sua identità. No, io credo, cioè, dentro di sé si innescano delle robe che producono la paura, perché si ha paura di avere coraggio. Ecco, questo è il progettino dove c'è questo Trump con la testa un po' modificata, che con la pennina indica il picco di mortalità, perché sono sicuri che non c'è gente che ha coraggio. Questo è un po' il riassunto dell'informazione che sto osservando. Ma Serena, ma dove le prendi queste informazioni? Nella cascia, cioè stanno là, le robe che succedono stanno tutte dentro di noi, noi abbiamo dentro la cascia che è un libro aperto, per chi vuole se lo legge. Questa è la risposta che do a chi si sta domandando: ma questa dove cazzo le prende le robe? Per usare un francesismo. No, perché capisco il dubbio, lo dico perché sicuramente qualcuno se lo sta domandando e gli rispondo. Perché me lo domanderei anch'io se non facessi viaggi sciamanici, direi: oh, ma allora, e che è sta roba? Oh, ma chi sei? Quindi l'informazione qua per ora è ferma su questo Trump e su questa riunioncina. Su questa riunioncina, che è una riunione di razze aliene, io ve la butto lì così, cioè, prendetemi con le pinze. Vi sto raccontando una favola. Facciamo finta che sia una bella favola che vi sto raccontando oggi. C'è uno, si alza e mi dice: adesso però puoi anche andare via, perché... Però sono scene un po' così, un po' da teatrino. Ve le racconto per movimentare un po' la cosa, perché sono inutili tanto. Se uno va a consultare la cascia, non c'è una vera interazione, no? Cioè, ognuno si guarda quello che vuole. A meno che non siano informazioni personali della persona, che la persona non vuole, quindi mette dei muri. Quindi non vedi perché la persona non vuole. Queste sono informazioni di tutti. Nel centro del tavolo c'è una boccetta chimica col coronavirus, che è l'argomento del giorno. Siamo in un palazzo però di New York, eh? Cioè, io vedo un grattacielo con siamo al 28° piano, una cosa del genere. Comunque, insomma, ci sono delle vetrate luminose, cioè la stanza c'è una vetratona, è una stanza di riunioni, tipo da marketing, cioè non è che stiamo sulla luna, eh. Qui, cioè, non siamo su un'astronave, eh. È proprio un palazzo di New York, un grattacielo normalissimo. Dove è una multinazionale. Allora, accanto a Trump c'è un sauroide con gli occhi rossissimi, cioè vedo questi occhi rossi, sembrano delle palle da biglia, è stravolto, bloccato, immobile, fermo. Ed è il relatore, sta accanto a Trump. Quindi Trump è in cima a questo... Allora, quando si avvicina al pannello dove ci sono i grafici, c'è una specie di piedistallo da riunione, un piedistallino come se c'è cioè il relatore che parla, no?
e poi il tavolo davanti a lui con delle hostess all'ingresso e poi che offrono delle cose e accanto a Trump c'è questo sauroide. Ma e a cosa serve questa cosa? È una forma di misurazione di a che livello siamo di coscienza di se stessi. È una specie di termometro. I numeri in quel grafico fanno vedere quanta gente a che punto siamo di queste coscienze che sono più presenti a se stesse e quelle meno. E il picco di quelle non presenti è altissimo, e diciamo che è un modo per liberarsi anche di quelle che proprio non gli servono. Perché quelle che proprio non gli servono, se muoiono, non gliene frega niente. Cioè, a loro non gliene frega se muore della gente. È un modo per eliminare proprio anche quella parte che proprio non gli serve. Perché quella parte in esubero, di non coscienza completa, è anche di non utile a loro. Paradossalmente, a loro gli serve una via di mezzo. Perché fra quelle di non cosciente, che non sono molto consapevoli, non c'è l'anima. È una forma di termometro, di misura, di manipolazione, perché in futuro c'è un progetto. La timeline, qui la linea del grafico, ha una parte del futuro che contiene, è una parte del progetto che contiene il risultato. Che lavora sui risultati di questa cosa qui del coronavirus. Quindi dico, ma il coronavirus è un incidente? È successo per caso? No, no, è stato progettato e sta dentro un altro progetto che aveva altri nomi. Praticamente non è che ci sono, per esempio, ci sono successe tante cose, no? Di catastrofi, distruzioni, virus, cose di questo tipo, attentati, Però molte di queste cose hanno aspetti diversi, ma fanno parte di un solo progetto. Ce n'è uno solo. Quindi il coronavirus è solo una delle sfumature, una delle tappe di questo progetto, che poi deve dare dei risultati per il prossimo progetto, perché ce n'è un altro. C'è un altro progetto che non è definitivo, non è che c'è il coronavirus che serve a fare questo. No, serve a procedere nel prossimo progetto. Si stanno in questa informazione, si stanno domandando se ci sono varie opzioni. Siccome l'obiettivo è sempre agevolare con questi microchip la condizionamento, no, della persona, allora la domanda è: agiamo sul sangue tramite delle molecole, cioè che la molecola stessa poi ha delle informazioni neuronali che hanno la stessa capacità di gestire le cose come il microchip, perché il microchip la vedono come una roba vecchia, cioè il microchip è una roba sorpassata. Non stanno cercando di in questo racconto, di questa favoletta, questi personaggi con le varie teste di animali, che sembra di stare nella fattoria degli animali. Questi personaggini incravattati e tutto, perché nel mondo reale questi hanno una faccia normale, eh? Cioè nel mondo virtuale,
hanno una faccia normalissima e sono su questo grattacielo, però contengono i microchip di questi esseri, cioè si stanno parlando gli esseri nella riunione tramite il parassitaggio. Quindi queste persone si sono trovate a parlare di altro, ma in realtà in uno strato differente si stanno facendo una riunioncina di con la testa. Quindi che volevo dire? Quindi vorrebbero modificare un po' sta roba di infilare il microchip, spararti la roba nel naso, spararti quello, fare quell'altro. Stanno provando a modificare le cose. Abbiamo studiato che il sauroide mette la roba nell'occhio, cioè inserisce un apparecchio nell'occhio che produce fotogrammi, ma poi infila il microchip tramite il canale oculare, il nervo oculare, e si vogliono un po' modernizzare. Ma anche quegli altri che lo fanno in un modo diverso stanno iniziando a vedere questi mezzi come una cosa un po' tramandata, un po' sorpassata, e quindi stanno facendo dei tentativi usando il sangue, cioè della serie: io non ti infilo più il microchip, ti infilo una roba informativa nel sangue. E siccome il coronavirus contiene un'informazione bomba sul coraggio, stanno facendo l'esperimento di come reagisce una persona ad essere bombardata di un'informazione emotiva forte e bella, che fa invece scattare tutte le debolezze della persona. Se una persona non ha lavorato su se stessa ed è cioè gli arriva il coronavirus, ha delle reazioni contrarie al coraggio, più distruttive per se stessa. E l'informazione del coronavirus è che ti fa addirittura respirare benissimo. Se il corpo non produce, non sono anticorpi, cioè non produce una reazione contraria alla molecola, se il corpo non ha motivo perché gli arriva alla testa questa informazione ma non ci sono problemi sul coraggio, per esempio, cioè non so come dire, contiene delle informazioni al massimo di cose positive, incluso il respirare come si fa in una meditazione, che uno poi trova quel benessere bellissimo che gli si aprono i polmoni. Il coronavirus contiene quell'informazione lì, però se la butti dentro una persona che non fa queste cose e che non è arrivata a quel raggiungimento di quel rilassamento, di quello stato, di quella roba, è un trauma. E quindi la vede come una minaccia al corpo, la vede come una minaccia e inizia a produrre, inizia a creare un'informazione, perché il discorso del coronavirus non è il coronavirus che fa male, è l'informazione delle molecole che si modificano per creare un contrasto, per espellere questa roba che non viene che viene riconosciuta come nemica. Io non so se si capisce bene questa cosa, come concetto è abbastanza semplice, però non so se sono riuscita a dirlo, a farlo capire. Cioè, se penso alla molecola del coronavirus, contiene dentro di sé un polmone che respira al top del suo stato di respiro, e questo top come informazione è diurto per chi ha problemi in quella zona là, è un trauma, quindi il corpo non regge
il benessere a bomba, se già quel polmone è malato. Se il polmone è malato e lo bombardi di una roba e gli mostri l'informazione del polmone di come dovrebbe essere, il corpo produce un rifiuto tremendo, perché è in quello stato diverso. Cioè, se io penso al coronavirus, sento un ossigeno incredibile, cioè proprio una roba, un polmone che si riscalda, che si apre, che si... come informazione, eh? Non sto dicendo che io non mi posso ammalare, perché se io ho queste robe che ho appena descritto, sono robe interiori, uno poi le vede se succede, no? Però l'informazione che sento, se penso al coronavirus, non c'è né tristezza né devastazione né nulla, c'è un grande polmone che respira pieno di ossigeno, che paradossalmente è di urto a chi c'ha il cuore chiuso, a chi non, per esempio, si affida a qualcosa fuori di sé, non riconoscendo dentro di sé delle robe. Il coronavirus lo trascina dentro, ma se dentro non ci vuole stare, si crea una reazione contraria. Paradossalmente è un'arma, è un'arma a doppio taglio. Contiene una cosa positiva che, come esperimento, si sta vedendo che produce l'opposto in alcune molecole, produce l'opposto. Ed è una cosa modificabile, non è così e quindi ti ammali, è così. È la persona dentro di sé che fa tutto, produce il combattimento delle molecole, produce una reazione e si concentra nei polmoni, perché è il contrario del respirare, cioè fa il contrario di quello che è il coronavirus, quindi un grande respiro. Comunque rinominerei la molecola del coronavirus come la molecola del coraggio. Da questa meditazione, poi io ve la posto, so che sono argomenti delicati, però ve la posto così, perché mi sembra una cosa interessante. Un altro esperimento non è agire dentro il sangue, ma agire tramite i mezzi che abbiamo, tipo il cellulare. Cioè, stanno provando ad utilizzare dei mezzi per modificare quello che farebbe il microchip come mezzo fisico o eterico. Stanno provando a informatizzare altre robe, o il sangue o le vibrazioni delle onde del telefonino, onde di un computer, onde di un televisore. Cioè, questa è una forma di esperimento per produrre un altro mezzo che sostituisca il microchip, che loro lo vedono come roba vecchia, sorpassata. Prendetela con le pinze queste informazioni, perché magari non sto dicendo un sacco di cavolate e sto leggendo la Kasha in un modo personale per le cose che studio, e la sto leggendo in modo in base alle informazioni che già ho all'interno, le traduco così, quindi prendetele come un racconto di una favola. Quindi nel progetto futuro, quello che si sente dire, non c'è il discorso, perché dicono ti metteranno il microchip, lo fanno per metterti il microchip, lo fanno per infilarti delle robe, già queste robe ce l'hanno infilate, non è per mettere il microchip, perché il microchip già ce l'hanno messo, è per fare una nuova forma di microchip meno
dove devi fare meno azioni, infilare le cose, fare le operazioni, fare queste cose qua. È una cosa che va più tranquillamente ad agire nel mondo virtuale tramite le onde, tramite il sangue. E già il sangue può sembrare una cosa, anche quella un po' obsoleta, perché prediligono più la roba delle onde. E su questo volevo farvi una riflessione che vi volevo dire oggi, che noi siamo l'arma di noi stessi, perché non sono tanto le cose chimiche, non sono tanto le robe, il 5G, tutte ste robe delle onde, delle cose, non sono quelle nocive. Quelle nocive sono se agiamo come un corpo crea gli anticorpi del coronavirus, come ho appena detto. Ma il nemico di noi stessi siamo noi, perché noi siamo come delle radio che produciamo delle onde. Quindi in realtà non è il 5G, siamo noi il 5G di noi stessi, per dire. Quindi noi produciamo, essendo vibrazione, noi con la testa, con i pensieri, con le robe, produciamo delle onde con la coscienza. E quindi la nostra produzione di onde, siamo noi le antenne di cui dobbiamo aver paura. Noi siamo delle antenne umane, e non è il 5G che viene montato, l'antenna al 5G, ma siamo noi le antenne che devono poi produrre le robe. Il 5G è un mezzo esterno per produrre dei pensieri che ti fanno diventare l'antenna 5G. Comunque, ad ogni modo, io concludo il viaggio perché volevo entrare per benino dentro la molecola, fare un po' una cosa più da viaggio, da molecola, però le informazioni che sono arrivate adesso sono queste. Ne potrebbero arrivare altre, ma siccome sta diventando molto lunga questo racconto che vi ho fatto oggi, la chiudo qui, perché comunque ci sono abbastanza informazioni, mi sembra, come quadro mi sembra un quadretto abbastanza, mi sembra che ci sia un po' di materiale già così. Quindi per ora io vi saluto e alla prossima, ciao.